Il 14 giugno alle 18 ore italiane in punto, Supercell, la software house di Clash Royale, Clash of Clans e Boom Beach, ha svelato il suo nuovo titolo dedicato alle piattaforme mobili. Il gioco in questione si chiama Brawl Stars e si tratta di un multiplayer shooter caratterizzato da match veloci di vario genere. Brawl Stars, per la maggior parte delle sue modalità di gioco, propone rapidi match online 3 contro 3, per un totale quindi di 6 giocatori suddivisi in 2 squadre. Vediamo per prima cosa quali sono queste modalità di gioco. Bounty, una sorta di classico team deathmatch 3 contro 3. Si collezionano stelle per il proprio team eliminando gli avversari. Il team con il maggior numero di stelle vince il match. Semplice quindi. Smash and Grab, colleziona cristalli dal centro della mappa mentre vi confrontate con il team avversario. Il primo team che arriva a 10 cristalli ha vinto la partita. In realtà non è così semplice perché bisogna riuscire a mantenerli. Se un giocatore muore, rilascia i cristalli conquistati fino a quel momento. Quando si arriva a 10 scatta un timer. Se riuscite a resistere con un totale di 10 cristalli per la durata del timer, avete vinto la partita. Haste, scassina la cassaforte protetta dal team avversario o difendete la vostra dagli attacchi nemici. Ancora però non abbiamo avuto modo di provarla. Questo perché Brawl Stars ti obbliga a seguire una specie di percorso all'inizio. Showdown, un vero e proprio Royal Rumble con 10 giocatori gettati nella mischia in un'arena che si restringe. Vince ovviamente chi rimane in piedi per ultimo. Un vero e proprio deathmatch senza regole particolari. Veniamo al gameplay. Ogni giocatore controlla un brawler, un personaggio caratterizzato da una modalità di fuoco unica e da un pulsantone che permette di scatenare un'abilità speciale. Il personaggio di partenza, ad esempio, lancia una scarica di colpi più potente e a più ampio raggio. C'è invece chi invoca esplosivi, chi evoca orsi o addirittura torrette. Ancora dobbiamo scoprirli tutti. Ogni brawler ha un numero limitato di colpi in canna e dovremo attendere la ricarica prima di sparare agli avversari. Non dovremo quindi gettarci in mischia sempre e comunque, ma dovremo imparare a sfruttare coperture e la classica giungla presente nei MOBA tipo League of Legends. Attenzione, poi alcune coperture saltano in aria grazie alle abilità speciali. Grazie ai match poi accumuleremo oro, utile ad acquistare forzieri dove troveremo nuovi brawlers o oggetti utili al potenziamento degli stessi. Le partite sono piuttosto veloci e risultano davvero divertenti e per come è strutturato il gioco è meglio goderselo su smartphone dove si ha tutto a portata di mano. Controllare il personaggio è semplicissimo, basta muovere un pad virtuale che si colloca dove posizionerete voi il dito. Per sparare agli avversari sarà sufficiente tappare su schermo in modo da direzionare il colpo. Ah, poi sarà possibile partecipare a match con giocatori sconosciuti, creare la propria stanza di gioco con ID univoco da passare agli amici, creare delle bande dove trovare giocatori conosciuti con cui giocare e tanto altro. A breve poi verranno introdotte anche le skin dei personaggi, in sostanza sembra davvero di giocare a un mix tra uno sparatutto e un MOBA. Potremmo quasi definirlo una sorta di Overwatch per dispositivi mobili, ovviamente molto ma molto semplificato. Per il momento Brawl Stars è disponibile solo sull'App Store canadese e per giocarci dovrete, oltre ad avere ovviamente un dispositivo iOS, creare un account canadese. Su Mobile World trovate una guida utile alla creazione di un account Apple straniero. Per questa rapidissima anteprima di Brawl Stars è tutto, un saluto da Lorenzo Delli per MobileWorld.it. We'll be right back.